Metodo sous vide o sous vide. Sì, allora, il metodo sous vide, mi scusino i francesi o i calabresi per questa pronuncia sbagliata, può essere utilizzato per bistecca, filetto di manzo, costine, pollo, maiale, salmone, trota, pesce spada, branzino, asparagi, carote, patate dolci o broccoli. Ed è un metodo semplicissimo. Prendi un sacchetto, metti queste cose dentro, non tutte per forza, una alla volta. Sacchetto sotto vuoto e poi li cuoci per un bel po' di tempo a circa 45 gradi. Toh, in Sardegna questa settimana, secondo Sky News, si sono raggiunti picchi di 47 gradi. E ci puoi fare anche le uova mantenendo il tuorlo liquido, eh? Questo è Settimana Grezza Quotidiano, il podcast che vuole darvi una notizia al giorno per spiegare a vostra mamma che questo caldo non è per forza cambiamento climatico, ma magari nouvelle cuisine. Che poi se il vitello inizia già a cuocere a 46 gradi, chi siamo noi per non farlo? Questo Ministro, vuole dire qualcos'altro? Perché io non leverei mai la parola. Uno mi scrive: scemo, vai a letto. Becille. No. Questo è Settimana Grezza. Tutte le droghe fanno male. Questo è Settimana Grezza. Questo è Settimana Grezza. Ah, questa è Settimana Grezza. Bene. Allora, anche oggi venerdì, anzi verdedì, quindi se volete consigliare per il prossimo, per i prossimi argomenti o altro, cioè Instagram, Telegram, Spotify, YouTube, anche una mail che sono andato a ricercare, che è settimanagrezza@gmail.com. Salvatela da qualche parte, perché probabilmente ad agosto iniziamo a fare qualcosa con gli adesivi. In ogni caso, mega caldo in quasi tutta Italia, anche qua. Turisti che svengono a Roma. Clicca qui, città calda a 2 chilometri da te. Un tempo c'erano le mezze stagioni, poi sono finite. Ora praticamente siamo passati direttamente all'inferno dantesco. Addirittura è uscita la notizia in questa settimana della cassa integrazione se si superano i 35 gradi. È fattibile. Ora, se questa questione è arrivata addirittura all'INPS, è perché forse sono arrivati anche loro già al punto di voler evitare di pagare le pensioni di invalidità. Poi c'è chi si lamenta, chi dice che non è vero, che sono cazzate, che ha sempre fatto caldo. Ma anche sulla rotta del Titanic ci sono sempre stati degli iceberg, eh? Anche la profondità del mare ha sempre creato dei problemi di pressione sottomarini. E che poi qualcosa cambia. E poi un ragionamento da fare, che solitamente queste persone qua che fanno notare che ha sempre fatto caldo hanno intorno ai 60 anni. 50, 60, 70. È vero, loro non pensano al futuro. C'è anche da dire che se si guarda i dati, le persone che stanno male per il caldo solitamente hanno quell'età, eh? E magari il loro delirio è dato dal caldo, può anche essere. In ogni caso, in molte città d'Europa le temperature hanno raggiunto i 10 gradi di differenza rispetto ai valori tipici di metà luglio. In Germania fino a 14 gradi in più rispetto al normale. A Roma 10 gradi in più. E per l'Italia il picco deve ancora arrivare. E lo dicono i meteorologi. Poteva andare peggio. Poteva non piovere più.
il resto, mai consigli come quelli di Studio Aperto quest'estate saranno ancora più utili. Quindi prepariamoci a dover cambiare idea anche su questo. Cioè, Studio Aperto fa informazione. Ma non era mica quel TG che mostrava le foto delle...